Abbiamo rischiato di rimanere a Madrid. Sono veramente euforico, ragazzi, con il mio nuovo corso di marketing. Ciao strimpellari, all'inizio di quest'anno il buon Jep mi ha chiesto: ehi, ti va di andare a vedere i Motley Crue che fanno un tour insieme ai Poison, Joan Jett e i Def Leppard? E io: wow, ok, che concertone, dov'è? È un tour che fanno in America. Ma Jep, ma cioè, ovvio che sì, andiamo a Miami che costa di meno, no? Sì, esatto, abbiamo scelto Miami perché era una delle date in un periodo in cui potevamo tranquillamente farci una mini vacanzina e in più perché costava molto molto meno rispetto ad altre città, almeno il viaggio. Poi vabbè, lasciamo perdere, poi ne parleremo. Però di base non ce ne fregava assolutamente niente di andare in una città rispetto ad un'altra. Andavamo lì solo per il concerto e ne approfittavamo per farci 4-5 giorni in America. Sì, 16 giugno siamo decollati da Venezia per andare verso Madrid. Io cercherò di raccontarvi tutta l'esperienza velocemente, ma in questo video vi avviso che vedrete praticamente in proporzione mille cavolate stupide e un po' di concerto. A parte gli scherzi, non vi preoccupate, parleremo anche di quello, c'è una marea di cose da dire, gossip, robe proprio su Motley Crue, eccetera, eccetera, che sono successe proprio in quel frangente lì. Comunque, arriviamo a Madrid, unico problema... Abbiamo rischiato di rimanere a Madrid. Abbiamo preso un treno. Il gate era talmente lontano. E poi siamo arrivati qui al gate e ci hanno detto: ah, si deve. C'è stato un piccolo problema di biglietti e rischiavamo seriamente di non muoverci da Madrid, di rimanere a Madrid, tanto che io gli ho anche detto a Jep: cosa preferisci vedere a Madrid? Che giro facciamo? Ma almeno in una cosa abbiamo avuto fortuna. Comunque che fortuna, cioè, il dialetto veneto è capito dagli spagnoli. Sì, il problema è che stiamo andando in America. Comunque, grazie a un dipendente di Iberia che ha avuto pena di noi e ha fatto uno strappo alla regola, siamo riusciti ad arrivare a Miami. Siamo arrivati a Miami e siamo usciti in cerca di cibo. E questo mentre i Golden State Warriors vincevano le finals. La mattina dopo ci svegliamo con grande difficoltà dovuta al jet lag, fuso orario, eccetera. E anche se abbiamo letteralmente l'oceano di fianco all'hotel, ci rendiamo conto che siamo in una zona veramente sfigata. Cioè, non so come dirlo in maniera diversa. E quindi ci muoviamo per andare verso sud e finalmente ci rendiamo conto di essere a Miami. Per noi siamo stanchi, abbiamo bisogno della colazione. E poi di là... Vedete che si fa alle 9:30 della mattina. Cos'era? Mojito. Allora, Jeb, cosa abbiamo fatto? Siamo andati a Miami Beach. Allora, praticamente siamo passati e abbiamo visto, come avrete visto anche voi, c'era gente che faceva la colazione col mojito. Allora ci è venuta voglia anche a noi. Allora, noi abbiamo fatto una colazione vegana. Cioè, vegana tu, io no. Io ho fatto quella in stile inglese. In realtà era molto buona, ma non c'è questa piccola cosa che non era leggera nel prezzo, diciamo. Abbiamo speso di colazione $100. Vabbè, tanto ha pagato Jep, quindi... Vabbè. Io ho preso un omelette. Adesso stiamo andando, come potete vedere, verso la fine, la punta di Miami. Da lì poi siamo andati in spiaggia e sono successe veramente troppe cose da poter raccontare tutte in una volta. Mi ricordo elicotteri, aerei, cose strane, prosecco in spiaggia, ettolitri di mojito, pappagalli, cocorite. E poi abbiamo deciso di dare una svolta alla nostra vita, ma anche alla vostra. Sono veramente euforico, ragazzi, con il mio nuovo corso di marketing. Anche voi potrete pagarvi una Lamborghini. Cazzo, Lamborghini è... Potete pagarmi una Lamborghini bianca, disfigata dai corsi da $97. Peccato che non è mia. La mia è questa. Ma di che? Qual è la tua? Questa. Vabbè, comunque non è mica male questa, voglio dire. Poi mentre mangiavamo c'erano dei gelatai che suonavano cose commerciali. Comunque alla fine arriviamo in albergo sfiniti e prima di andare a letto faccio l'errore di guardare Facebook e leggere un bellissimo articolo dove dice che...
Tommy Lee si era infortunato, aveva fatto nella prima data del tour, noi dovevamo andare alla seconda, nella prima data del tour ad Atlanta aveva fatto 5 canzoni, dopodiché siccome si era rotto 4 costole non riusciva ad andare avanti e c'era un sostituto. Ha continuato a suonare Tommy Clafetos, non so come si pronunci, che è l'attuale batterista di Ozzy Osbourne. E c'era la possibilità che Tommy Lee non ci fosse neanche a Miami. Un'ottima notizia, direi, che ci ha sicuramente riempito gli animi di gioia, ma di questo ne parleremo dopo perché ci sono gossip, cose, leak che sono usciti, cose assurde tra l'altro sul motivo per cui si è rotto le costole eccetera, ma ne parliamo dopo. Giorno seguente, il giorno del concerto. Andiamo al Bayside, dove c'è l'Hard Rock Café. Abbiamo visto diversi cimeli, tra cui una chitarra di Van Halen, una di Metallica, riconoscimenti agli Skid Row, il basso di Nikki Sixx, tra l'altro, che per chi non sapesse è il bassista di Motley Crue, una chitarra dei Beach Boys, una delle giacche rosse usate per i video di Thriller di Michael Jackson, firmata da lui. Ma c'è una cosa che più di tutti ci ha stupito lì fuori. Guarda, una barca. Bar. Inoltre dovete sapere che io ho passato una parte della mia infanzia, o meglio dell'adolescenza, a giocare a GTA Vice City, che all'epoca era veramente un gioco pazzesco. Ci giocavo al computer ed era ambientato a Miami. E quindi appena siamo saliti su un Uber dove, fatalità, c'era musica un po' latinoamericana, eravamo sull'Uber che ci stava portando all'Hard Rock Stadium, dove ci sarebbe stato il concerto, quindi un po' l'essere a Miami, vedere quelle strade che mi ricordava GTA Vice City, un po' la musica latinoamericana, taxi, tra virgolette, Uber, e non sono riuscito a trattenermi dal fare questo video. Radio Espantoso. Immagino che chi abbia giocato a quel gioco abbia capito perfettamente quello che ho detto e magari abbia provato le stesse emozioni. Comunque già a vedere l'Hard Rock Stadium da fuori l'emozione era veramente a mille. E il bello è che sembrava grande, già da fuori dicevamo mamma mia che grande che è questo stadio, ma in realtà non ci rendevamo conto che il mondo di fuori dalle tribune, cioè che faceva sempre parte della struttura dello stadio, ma era fuori dalle tribune, cioè era un mondo immenso, e dopo vedremo anche qualche cosina. E attenzione, guardate bene queste strisce azzurre, perché io e Jepp poi scopriremo una cosa che non ci aspettavamo per niente, quindi tenete a mente quelle strisce azzurre. Comunque una cosa a cui tenevo molto era sembrare un vero metallaro, soprattutto un metallaro di Miami, e quindi... Allora, praticamente stiamo per entrare nello stadio, anche se non si vede, e abbiamo deciso di vestirci da veri metallari di Miami, ovvero maglietta nera, io bianca, lui e costume. In realtà poi mi sono comunque dovuto cambiare per un altro motivo inaspettato, ovvero che in quello stadio non si può entrare con lo zaino, soprattutto non si può entrare con uno zaino più grande di così praticamente. Loro ti dicono vai a riportare lo zaino in macchina, noi la macchina ovviamente non ce l'avevamo perché siamo arrivati in Uber. E quindi la strategia mia era stata quella di mettermi dei pantaloni normali con delle tasche eccetera, con più tasche possibili, infilare tutta la roba che avevo nello zaino nelle tasche, prendere lo zaino, mollarlo dietro una siepe e sperare che alla nostra uscita dallo stadio ci fosse ancora lo zaino lì pronto ad aspettarmi. Poi in realtà, anche se perfino il personale dello stadio non lo sapeva, in realtà c'erano dei punti in cui potevi ufficialmente, quindi non erano abusivi, ma potevi ufficialmente mollare giù lo zaino, ovviamente pagando, e te lo tenevano fino alla fine del concerto, tu arrivavi col numeretto, praticamente un guardaroba, solo che quelli che lavoravano allo stadio non lo sapevano, quindi avevo fatto tutta questa strategia che poi non è servita a niente. In ogni caso siamo riusciti ovviamente ad entrare nello stadio, e adesso vi mostro l'emozione, l'enorme emozione che ho provato quando sono entrato dall'esterno della tribuna verso la tribuna, mentre entravo e vedevo aprirsi lo squarcio dello stadio e stavano suonando in quel momento il gruppo di apertura che erano i Classic Act. Per me qualcosa di magico, guardate qui. Thank you.
Ma ora passiamo al concerto. Tra l'altro cercherò di darvi le mie impressioni e le maggiori informazioni possibili, proprio perché pare che ci sia la possibilità che facciano una replica di questo tour anche in Europa. Quindi, nel caso qualcuno più avanti volesse vedere una sorta di recensione di questo concerto per decidere in caso se prendere i biglietti anche per l'Europa o meno, io vi dico tutte le mie impressioni, tutto quello che secondo me c'è stato di buono, di cattivo, eccetera eccetera. Quindi, prima di tutto, avevano detto che avrebbero cominciato puntuali alle 16:30 ed in effetti alle 16:35 Joan Jett era sul palco a suonare. Il fatto è che probabilmente tra le persone che erano ancora fuori a fare i controlli per la sicurezza, tra quelli che non ci credevano che avrebbero cominciato così presto e così puntuali, la mitica Joan Jett ha cominciato con pochissime persone presenti allo stadio. Questo non è bellissimo da vedere, anche perché per quanto lei non sia popolare, non abbia la fan base dei gruppi che poi sono arrivati dopo, comunque lei era veramente una vera e propria superstar negli anni d'oro, diciamo. E poi devo dire una cosa, anche se mi capita molto poco spesso di ascoltare Joan Jett così in generale, devo dire che sentirla dal vivo e lo spettacolo che ha fatto è stato veramente super divertente, super punk, super rock and roll, devo dire veramente grandiosa. Tra l'altro i Black Hearts, che erano il gruppo che l'accompagnava, avevano un batterista bello, potente, preciso e un chitarrista altrettanto preciso e che riusciva anche a fare veramente un ottimo show. Tra l'altro, a proposito dello show, Joan Jett e i Black Hearts hanno veramente fatto uno spettacolo esattamente come se fossero stati davanti allo stadio pieno. Quindi, anche se c'era poca gente, stavano ancora entrando la maggior parte delle persone, comunque hanno fatto un bellissimo show. Questa, tra l'altro, è un'attitudine che io adoro, un'attitudine che secondo me in Italia manca un po'. Ogni volta che vado in America, quelle poche volte che sono andato a vedere dei gruppi che suonavano in America, ho notato questa cosa, che loro veramente, che ci siano tre persone davanti in un pub o che ci siano 100 persone che pogano, in ogni caso danno il 100%, si divertono. Mentre in Italia ho spesso visto il contrario, cioè band emergenti, sto parlando anche di band emergenti ovviamente in America. Tutte le volte che ho visto invece al contrario in Italia queste cose, magari con poca gente eccetera, vedo i gruppi che suonano un po' più svogliati. Ecco, è più un pregio loro che un difetto nostro, sarebbe da andare a vedere meglio questa cosa da loro, insomma. Comunque fortunatamente da metà del concerto di Joan Jett in poi lo stadio era abbastanza pieno da far ben sentire la presenza alla mitica cantante. E poi, con una pausa di circa 30 minuti, arrivano loro e mi cade la mascella principalmente per un motivo. Sembrano ancora quattro ragazzini che si divertono tantissimo. Divertimento, show. E ma come fa Bret Michaels, il cantante, ad avere 59 anni e saltare più di tutti quelli che c'erano nello stadio, continuare a saltare per un'ora? Non lo so. Se il popolo di Miami in quel momento era arrivato con un po' di stanchezza o rilassatezza, i Poison sono arrivati con la loro energia e hanno dato veramente la scossa a tutti. Hanno messo subito le cose in chiaro. Sembravano voler dire: attenzione, perché quelli che state per vedere, noi e quelli che arriveranno anche dopo, sicuramente siamo un po' datati, sì, ma alla nostra età comunque
spacchiamo il culo a tutti. Veramente stupendo quello dei Poison, e praticamente senza nessuna sbavatura da parte di nessuno dei componenti, neanche nelle ballads, che comunque richiedono un certo controllo della voce, soprattutto per quanto riguarda il cantante ovviamente. Ma le belle sorprese non erano finite. Prima di tutto io e Jep andiamo a prenderci da mangiare, bere eccetera durante il break, diciamo dopo i Poison, e scopriamo una cosa di cui non ci eravamo accorti. Fu così che scoprimmo di essere sul circuito della Formula 1. Infatti dicevamo noi, ma che cazzo è questa tribuna al contrario? E poi dietro di noi Jep e lo stadio. Assurdo che non ci eravamo accorti di essere sopra il circuito della Formula 1. Comunque, fatto sta che stava per arrivare un'altra bellissima sorpresa. Forse il gruppo che più di tutti mi ha stupito. La potenza unita però all'eleganza, con Bruce Springsteen alla chitarra, i Def Leppard. Loro avevano anche tutta una serie di luci e scenografia aggiuntiva rispetto ai due gruppi di prima, quasi come se il concerto fosse diviso a metà tra i primi due e gli ultimi due. Detto questo, complice probabilmente anche il fatto che era calato un po' di buio, e ovviamente con i giochi di luce, il buio eccetera, si è veramente creata un'atmosfera con i Def Leppard che era veramente pazzesca. Tra l'altro ricordo che se con i Poison c'era Ricky Rocket, che era il batterista, che è fuori dal cancro da 5 anni, quindi diciamo che ha avuto le sue, insomma, da superare. Il batterista dei Def Leppard, Rick Allen, ha perso un braccio nell'84 in seguito a un incidente. Infatti lui utilizza un set speciale di batteria che gli permette di suonare con il piede sinistro le parti che non riesce a suonare praticamente con il braccio mancante. E incredibilmente anche i Def Leppard hanno suonato ad un livello veramente tecnico straordinario, pazzesco, molto precisi. Ovviamente non stiamo parlando di brani super complessi, ma probabilmente voi lo sapete anche meglio di me, quando si vanno a vedere queste reunion di grandi mostri sacri del passato che magari non suonano anche da tanto tempo, è facile che magari si rimane un po' delusi da come suonano le stesse canzoni che magari sapevano suonare molto bene all'epoca. Invece veramente in questo concerto, almeno fino a qui, e poi parleremo anche dei Motley Crue, è stato veramente perfetto da questo punto di vista. Bene, a questo punto ovviamente arriva il momento più atteso. Stavano per arrivare i Motley Crue. Quasi 5 minuti di musica che annunciava l'arrivo della band, poi l'introduzione al concerto che non vi farò vedere interamente. Iniziano con Wild Side. Oh,
cosa pazzesca è stata quando hanno inquadrato per la prima volta Tommy Lee sul maxi schermo, che c'è stata un'ovazione di tutto lo stadio, e lo puoi vedere da questa parte del video. Anzi, durante il primo brano praticamente il pubblico faceva un'ovazione ad ogni inquadratura di Tommy Lee. Il fatto è che l'entusiasmo non è durato molto, perché come per la prima tappa del tour, che è stata due giorni prima, è arrivato il momento di lasciare il palco dopo poche canzoni e lasciare il posto al sostituto. Arriva così il discorso, che era praticamente lo stesso identico fatto ad Atlanta due giorni prima, e poi alla fine è tornato fuori solo per suonare il pianoforte su Home Sweet Home. Ora parte l'angolo del gossip. Hanno speculato veramente tantissimo sul motivo per cui si sia rotto le costole, se fosse vero, se non fosse vero, se fosse tutto un ingegno, eccetera. Ma ad un certo punto esce una notizia sul Madhouse Magazine, ovviamente notizia che ha fatto il giro del mondo, è stata ripresa da tutti anche in Italia. Io per esempio l'ho scoperto sul sito di Radio Lombardia. Comunque la notizia era che praticamente Tommy Lee si sarebbe rotto le costole in una rissa nel backstage poco prima della prima data del tour, e quindi non come lui diceva nel discorso, non so, un paio di settimane prima, ma esattamente poco prima del concerto. Vi leggo come traduce la notizia proprio il sito di Radio Lombardia. Sembra che Tommy abbia avuto un pesante diverbio con Barry Manilow nel backstage appena prima dello spettacolo. Essendo la serata d'apertura del tour, molte erano le celebrità presenti in veste di special guest, tra cui la conduttrice TV Oprah Winfrey, Amber Heard tra l'altro, eccetera eccetera. Gli animi si sono surriscaldati quando li ha accusato Barry Manilow di provarci con la sua quarta moglie, Brittany Furlan. Manilow ha spiegato educatamente col sorriso sulle labbra che stava solo chiacchierando amabilmente con la donna, aggiungendo: e poi non è proprio il mio tipo. Ovviamente questo ha fatto scattare Tommy Lee, scatta la rissa. Peccato che Manilow è cintura nera di karate, probabilmente Tommy Lee non si aspettava questo, ma alla fine Tommy Lee è stato quello che ha avuto la peggio praticamente. Il fatto è che la storia assurda non finisce qui, perché poi praticamente la storia è che escono e dicono: c'è un batterista in sala, come si chiede per il medico praticamente, e per fortuna c'era quello che poi è diventato il sostituto, ovvero Tommy Clufetos. Quella sera era lì nel pubblico e appunto è andato su e ha suonato praticamente tutte le canzoni. Ovviamente anche come dice l'articolo, puzza un po' il fatto che Fatalità avesse tutte le canzoni pronte alla perfezione già da lì, da subito, e qualcuno pensa: non è che magari i Motley Crue si erano già preparati dei sostituti per non pagare le penali in questi casi? Ok, allora ci sono due cose da considerare. La prima è che, come il buon Jep si era accorto, praticamente in realtà non è vero che sapeva tutte le canzoni alla perfezione, c'erano molti dettagli che sono stati trascurati, e questo mi fa pensare che può essere, perché se uno viene veramente scritturato come sostituto eccetera, magari anche quei dettagli se li sarebbe studiati e fatti alla perfezione, ma certi passaggi che mancavano ci facevano molto pensare che in realtà probabilmente non era così preparato a questa cosa quel batterista lì. Però ovviamente anche qui stiamo ipotizzando. Ovviamente i brani giravano perfettamente, lui batterista fantastico, e tutto era fatto benissimo ovviamente. Anzi, Vince Neil ha pure lanciato una frecciatina a Tommy Lee, dato che Tommy Lee aveva lanciato una frecciatina a lui per il fatto che non ci arrivava con la voce, non aveva fiato eccetera. Vince Neil ha detto pure: io mi trovo pure meglio con questo. Vabbè. Si vede che aria tira all'interno di quel gruppo. Inoltre Ricky Rocket, il batterista di Poison, ha detto che si è accorto che Tommy Lee non suonava da quando è uscito per vedere il concerto alla prima data, quindi non lo sapeva prima che non avrebbe suonato, cioè ha proprio fatto questa dichiarazione dove diceva: io sono uscito per dire vediamo Tommy Lee che suona, e non se l'è trovato davanti. Questo fa pensare che, diciamo, che se fosse successo che l'infortunio era molto prima, probabilmente l'avrebbe saputo, almeno diciamo il batterista dei Poison, che faceva parte insomma dell'entourage di tutto quanto il sistema. Però sta di fatto che questa versione che è uscita su questo magazine mi sembra un po' troppo fantasiosa, mi sembra un po' troppo costruita ad hoc su quello che è in realtà quello che pensiamo noi di quei gruppi lì che fanno risse eccetera, queste cose qua. E comunque non è stata, per il momento, nel momento in cui sto facendo il video, non è stata confermata da nessuno. Ed eccomi con una news praticamente
praticamente cosa è successo? Nel frattempo che stavo montando il video è uscita una nuova notizia nel rollingstone.com che dice che in realtà la moglie ha dichiarato che Tommy Lee si sarebbe rotto le costole praticamente cadendo da delle scale in una casa in affitto a Nashville, e quindi per ora la versione ufficiale è questa. Non sapremo mai la verità, ma è stato divertente nel frattempo seguire la vicenda. Fatto sta che, finendo la parte di gossip, che un po' forse per l'allontanamento di Tommy Lee, un po' perché minacciava di piovere, un po' perché stranamente si sentivano peggio i Motley Crue dei Def Leppard, per esempio, quindi c'era un problema di audio, un po' anche perché Vince Neil veramente cercava di chiudere le frasi il prima possibile mentre cantava per probabilmente prendere fiato, non ce la faceva molto tantissimo, diciamo. Anche se comunque, a mio parere, lo spettacolo dei Motley Crue è stato il più pazzesco di tutti, un po' per la scenografia, per l'emozione, per quello che simboleggiano loro, eccetera, ma anche per la potenza delle canzoni e tutto. È stato veramente uno show pazzesco quello dei Motley Crue, ma molta gente praticamente a metà del concerto se n'era già andata via, e questo ovviamente ai fini dell'esperienza lì, dello show, di tutto, non è bellissimo ovviamente. Però ripeto, lo show è stato fantastico per potenza, scaletta, partecipazione, emozione, tutto. Quindi alla fine dei conti io e Jep siamo andati via con un bel sorriso stampato in faccia e contenti come bambini. In realtà questa avventura a Miami non finisce qui. Avevamo ancora tutta domenica, che per metà abbiamo sfruttato per andare al mare e l'altra metà per guardare ville di Shakira, Will Smith, Matt Damon, Floyd Mayweather, Jennifer Lopez, Rihanna e l'inventore del Viagra, incredibilmente, che tra l'altro quello che c'era sulla barca ci ha spiegato, perché era un tour in barca, ci ha spiegato perché in questa villa poi ci sono dietro delle fontane che noi abbiamo chiamato le cascate del Viagra. E poi la sera abbiamo deciso di mangiare italiano in un ristorante italiano con italiani che ci lavoravano, e ci siamo scofanati una bella carbonara con il mega pepe. E poi lunedì siamo andati nel quartiere degli artisti, pieno di murales stupendi, colori sgargianti, a Wynwood, dove Mazzoli, Marco Mazzoli dello Zoo di 105, ha la radio sua che trasmette a Miami, che si chiama Revolution, e poi trasmette anche lo Zoo di 105 da lì. Mazzoli, che dopo non averci minimamente cagati per tutto il tempo che noi eravamo lì durante la diretta dello Zoo di 105, ma probabilmente non se ne è manco accorto che noi eravamo lì, l'abbiamo ritrovato in un altro ristorante italiano a cui siamo andati prima di tornare in Italia, che volevamo mangiarci una pizza, e siamo andati in questo ristorante italiano e a un certo punto è entrato lui. Allora, prima di tutto ci tengo a dire che è stato veramente gentilissimo, perché ci ha veramente dedicato del tempo, lui era lì per mangiare, quindi l'abbiamo disturbato nella pausa, insomma, cioè non è un bel momento, però lui veramente si è fermato perché voleva parlare con noi, eccetera eccetera, abbiamo fatto delle foto e tutto quanto. Ovviamente io ho ricambiato questa gentilezza facendogli un bello scherzone. Bene, qui si chiude l'esperienza da Miami. In così pochi giorni abbiamo veramente vissuto delle esperienze divertenti, imbarazzanti, cringe, emozionanti e inaspettate. Inoltre siamo rimasti piacevolmente sorpresi dalla città, stranamente abbiamo mangiato bene, l'oceano era favoloso e ci siamo divertiti un sacco. Detto questo, non è la prima volta che prendo la scusa di andare a vedere un gruppo, un artista, eccetera, per fare un viaggio e vedere magari velocemente una città, e quindi vorrei veramente lasciarvi con questo consiglio: provate a farlo anche voi, prendete come scusa un concerto o un artista che volete vedere e non andatelo a vedere in Italia, o meglio, questo sembra un po' brutto da dire, però provate magari qualcuno che non passa per Italia, oppure in Italia sold out, e prendete la scusa per andare a vederlo in una città che non avete mai visitato. Secondo me è un ottimo consiglio, perché a me è sempre andata benissimo, è un'ottima scusa per viaggiare. Quindi un abbraccio a tutti, veramente, ci vediamo al prossimo video, spero che vi sia piaciuto e vi siate divertiti. Ciao!